Salve a tutti e benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. Oggi facciamo un bel pan di Spagna, dato che mi è stato chiesto qua sul canale. Lo prepariamo senza il lievito e lo facciamo bello morbido e sofficioso. Vediamo quello che ci serve e la preparazione. Per preparare il pan di Spagna io utilizzo la planetaria, ma comunque va bene anche uno sbattitore classico. Prima di iniziare però proprio con la preparazione, ci prepariamo tutti gli ingredienti già pronti e pesati. Inoltre ci setacciamo le due polveri insieme, l'amido di mais e la farina. Iniziamo la preparazione mettendo le uova nella planetaria e lo zucchero. E la facciamo girare a velocità abbastanza alta. Praticamente le uova devono montare e il composto deve essere spumoso. Sono quasi 3 minuti e le uova iniziano quasi a montare. Raggiunta questa consistenza, quindi bella spumosa e soprattutto cambia di colore, abbassiamo la planetaria di un bel po' e mettiamo i tuorli con dentro la scorza di limone e la vaniglia. Una volta inserite possiamo alzare di nuovo la velocità. Facciamo mischiare e montare un altro pochettino, giusto un minutino, e possiamo chiudere già, altrimenti andiamo a montare troppo e rischiamo di smontarlo. Adesso a questo punto abbassiamo di molto la velocità e mettiamo la farina in due tranche, giusto 30-40 secondi, e mettiamo la seconda tranche di farina. Nel frattempo che la planetaria gira e fa assorbire la farina, ci possiamo preparare già una teglia con l'anello. Una volta assorbita per bene la farina, possiamo spegnere la planetaria e lo versiamo subito nello stampo. Una volta versato velocemente nell'anello, nello stampo, lo inforniamo altrettanto velocemente nel forno, altrimenti rischiamo che ci smonta tutto quanto. Lo cuociamo a 160 gradi per circa mezz'oretta. Abbiamo sfornato da poco il nostro pan di Spagna. L'abbiamo fatto raffreddare e è tolto dallo stampo. Con questa dose che abbiamo fatto, ho usato uno stampo da 20 cm e nonostante non abbiamo usato nessun tipo di lievito, come vedete, il pan di Spagna è sviluppato benissimo, è più che raddoppiato. Il risultato, come vedete, è ottimo. Il pan di Spagna è leggerissimo. Andiamo a vedere com'è al taglio. Con la scusa vi faccio vedere un modo per tagliare il pan di Spagna in modo corretto per andare più precisi possibile. Invece di tagliare il pan di Spagna direttamente con tutta la lama completamente in questo modo, facciamo un'incisione lungo tutto il pan di Spagna. Prendiamo l'altezza su dove vogliamo tagliare il pan di Spagna, in questo caso vado al centro, e facciamo una piccola incisione lungo tutto il pan di Spagna, avendo cura di tenere sempre la stessa altezza. Una volta completato il giro, abbiamo fatto un'incisione lungo tutto il pan di Spagna. E adesso possiamo affondare direttamente il coltello in modo che le incisioni saranno da guida. Perfetto. Questo pan di Spagna è ottimo anche per essere inzuppato perché è consistente, ma allo stesso tempo si scioglie in bocca. Giusto per essere sicuro, vediamo se è così. Ne taglio un pezzettino. Il sapore è ottimo. La consistenza ricorda un pochettino quella dei savoiardi, nel senso che è consistente ma si scioglie subito in bocca. Appunto per tutte queste caratteristiche vi consiglio assolutamente di provarlo perché è un pochettino diverso dal solito pan di Spagna. Se anche questo video ti è piaciuto, metti un mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare aggiornati. Alla prossima, enjoy!